sulla mano, queste sono le sue unghie mentre cercava di strapparmi il telefono dalla mano che volevo chiamare la polizia, a parte anche il finale del video che abbiamo pubblicato. Ho un po' di colpi qua dietro e di pugni che ho ricevuto. Il problema all'occhio è dovuto a un pugno o una gomitata, non so onestamente cosa ho preso, perché in quel momento beccavo a destra e a sinistra. Non solo schiaffi in faccia, ma anche pugni, strattonamenti e il tentativo di strappare il cellulare dalle mani. Se l'è vista brutta, Thomas, il titolare del Ferramenta di Via della Ginnastica, l'incontro ravvicinato di ieri con Fabio Tujak gli ha procurato 5 giorni di prognosi dopo aver passato tutta la giornata in ospedale. Ho preferito venire comunque qua in negozio, e anche se siamo acciaccati a tutto, per non pensarci, perché comunque è uno shock. Onestamente dicono non c'è mai successo. Sull'episodio indaga la Polizia di Stato, che sta già analizzando le immagini della telecamera del negozio. Tutto è successo in pochi minuti. Il video mostra Tujak davanti al titolare del negozio dopo una breve conversazione nella quale Fabio Tujak viene invitato a uscire dal locale perché cliente non gradito. Thomas viene colpito al volto, quindi l'intervento del fratello della vittima per calmare la situazione. Ho preso qualche bella botta, sì. E inizialmente non ho neanche capito bene dove, da parecchie che ne ho prese, insomma la dinamica è chiara, insomma sono stato aggredito all'interno del mio negozio. Io ho cercato di non reagire e di stare nella parte del giusto, ovviamente, e dopo sono stato di nuovo attaccato all'esterno quando ho detto che avrei chiamato la polizia, e da lì è nato il tafferuglio. È stato assurdo, non so, noi abbiamo questa attività di famiglia da più di 30 anni e casi del genere, c'è un'aggressione qua dentro, non si è mai vista.